si è recisa la gola con un coltello da cucina nella propria abitazione al quartiere Sorda. La scena che si è presentata agli agenti del commissariato di Modica che hanno forzato la porta dell'abitazione è stata raccapricciante. La donna cinquantenne è stata trovata riversa a terra, la gola recisa dalla lama del coltello, è morta dissanguata. Era in cura per una profonda crisi depressiva in una struttura psichiatrica dell'ospedale Busacca di Scicli, dalla quale proprio ieri era stata dimessa. Non aveva dato nessun segnale che potesse presagire l'insano gesto. La donna era precipitata in una profonda crisi depressiva 4 anni fa a causa della morte della figlia, travolta da un autobus dell'AST davanti alla scuola al piazzale Baden-Powell al quartiere Sorda. Una tragedia nella tragedia che lascia sgomenta la città, atteso che la famiglia è molto conosciuta. Di promuovere l'azione delle imprese in chiave economica e produttiva non se ne parla. I nominati alla poltrona di presidente della Camera di Commercio hanno le viscere in subbuglio. Quella poltrona vale. Nei salotti della politica ragusana si tesse la tela. All'apparenza non sembrano esserci interessi machiavellici. Nella nuova corte però ci sono i soliti pragmatici che vendono ciambelle e banalità. Non c'è convergenza sui nomi, né su Brancati, espressione della CNA, né su Peppino Giannone, già dirigente di quello che fu il Partito Comunista Italiano. Qui la volontà di insistere su Giannone sembra voler schiacciare la volontà sull'intelletto. Proprio Giannone, che da una parte intenta causa contro la Camera di Commercio per quel periodo nel quale ha guidato la Soaco, ma dall'altra vuole sedere sulla stessa poltrona. Storie di autentici conflitti di interesse. Tra i due litiganti spunta fuori il nome di una donna, Maria Rosa Chiaromonte, vicina alle posizioni politiche dell'onorevole Di Pasquale. Si allontana invece l'ipotesi di Giorgio Cappello, uomo di Confindustria. Nel decreto Sblocca Italia si supera il divieto di estrazione, togliendo di fatto alle regioni il potere di veto sulla ricerca e sulla trivellazione di petrolio e di metano. Una rivoluzione. Il governo punta a raddoppiare entro il 2020 l'estrazione di idrocarburi in Italia, arrivando ad estrarre fino a 24 milioni di barili all'anno con investimenti di 15 miliardi, 25 mila posti di lavoro. Legambiente ha chiesto formalmente su questo specifico punto una modifica del decreto, insistendo sui rischi dei danni ambientali, ma Matteo Renzi ha assicurato che saranno presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare i rischi di danni all'ambiente. Il Premier è deciso a prevenire con decisione la grave situazione di crisi in cui si potrebbe trovare il Paese a seguito del caos in Libia e delle tensioni fra la Russia e l'Ucraina, che potrebbero portare ad una penuria delle nostre riserve e ad un pesante innalzamento della bolletta energetica nazionale. Ammalarsi di tumori in Sicilia è più difficile che altrove, anche se i fattori che negli anni scorsi hanno protetto gli isolani si stanno lentamente riducendo. I picchi regionali si rintracciano nelle aree industriali petrolchimiche che continuano a registrare soltanto minimi livelli di avanzamento delle bonifiche. Nel complesso si tratta di un cumulo di dati poco raccomandabile rivelato da un'anticipazione dei risultati che saranno presentati a Modica dall'11 al 13 settembre, in occasione dell'ottavo congresso regionale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica. In media ogni cittadino con stipendio mensile medio di euro 1560 spende quasi 200 euro di carburante. A stimarlo è un'indagine dell'ADOC che paragona come in Germania la spesa per il carburante incida solo il 6% del reddito annuale. Il caro benzina è un problema solo italiano, visto che a fronte di un aumento medio del 10% nell'ultimo anno ha causato seri problemi sia ai consumatori che alle imprese. Una strana quanto inquietante moria di pesce è stata fotografata nei pressi della spiaggia di San Pieri e a ridosso di un villaggio turistico, già conosciuto per essere stato sequestrato a gennaio 2013 per episodi di inquinamento a mare. Decine di pesci morti che galleggiano nel laghetto di San Pieri, attraversato dalla strada provinciale numero 66. Il fatto è stato riscontrato 4 giorni fa da alcuni cittadini che hanno segnalato il grave fenomeno al Movimento Cittadini Liberi. Chiedo all'ARPA e agli organi preposti, dichiara Giorgio Iabichella, coordinatore di Cittadini Liberi, di effettuare al più presto le verifiche necessarie al fine di scongiurare l'ennesimo atto di inquinamento perpetrato ai danni del nostro territorio. Il sindaco Abate perde l'UDC ma non i suoi uomini e le sue donne. All'invito rivolto Urbi et Orbi di abbandonare l'amministrazione Abate per scarso senso di coalizione e quindi di scelte, non ha risposto nessuno tra i rappresentanti del partito dell'onorevole Ragusa. Tutti hanno preferito la chiamata al potere, meglio rimanere in sella. Per la serie c'erano una volta i partiti. Gli appelli del segretario provinciale dell'UDC Pinuccio Lavima si sono sciolti come neve al sole. I partiti in generale, perché non è che è un discorso che si vanno solo per quanto riguarda l'UDC, ma mi pare che sia un po' diffuso, vedendo e assistendo a quello che sta succedendo nel PD a livello regionale. Evidentemente che viene meno quel
quella ideologia, quella lealtà, quella coerenza, quell'impegno che viene preso nei confronti degli elettori attraverso i partiti. E che in ogni caso i partiti evidentemente non sono più in condizione di soddisfare le ambizioni che poi sono sempre le stesse: la visibilità, l'ambizione personale, la gestione del potere. Più esplicativo addirittura il commento dell'onorevole Ragusa. Io in questa storia non ci voglio entrare, perché se ne sta occupando il partito a livello locale ed è giusto che se la curino loro. Un autobus dell'Aste è andato fuori controllo stamattina imbucandosi da Corso Mazzini nel sottopasso ferroviario adiacente alla stazione. L'autobus era vuoto, alla sua guida l'autista che pare sia stato colpito da un malore. Per tale ragione avrebbe perso il controllo del mezzo, non ci sono feriti. L'uomo è ricoverato in ospedale, il mezzo era stato appena revisionato e doveva essere condotto nel deposito di via Ponchielli. Per rispondere agli interrogativi dei cittadini sul nuovo sistema previdenziale, l'INPS ha realizzato in partnership con il Sole 24 Ore e con il Ministero del Lavoro una campagna informativa dal titolo Tutto Pensioni. Il primo intervento della campagna è stato un evento informativo che ha messo a confronto i principali attori della riforma, mentre un team di esperti in materia hanno risposto alle domande dei cittadini, con quasi 1300 chiamate ricevute. Argomenti prevalenti delle informazioni richieste: i nuovi requisiti per la pensione anticipata e di vecchiaia, i soggetti esclusi dalla riforma, i sistemi di calcolo della pensione. Per mettere a disposizione di tutti i cittadini le risposte date, sono state prodotte, in collaborazione tra INPS e Radio 24, una serie di audiopillole sui quesiti più ricorrenti, pubblicate sul portale dell'Istituto. Tutto il materiale della campagna è quindi consultabile nel sito dell'INPS, all'interno della sezione INPS Comunica. Sappiamo tutti di che colore è una carota. Oppure no? Siamo abituati a vederle arancioni. Ma un tempo le carote erano viola, bianche o gialle. Furono i coltivatori olandesi del 600 a incrociare tra loro carote di diversi colori fino a ottenere quelle arancioni. Si dice che sia stato un omaggio ai principi d'Orange che guidarono l'Olanda nella rivolta contro gli spagnoli. La carota che mangiamo è molto diversa da quella naturale. È un'invenzione umana, creata scegliendo le piante più adatte e modificando il loro patrimonio genetico a forza di incroci e selezioni. Lo stesso è avvenuto per la banana, che in origine era piccola e piena di semi. La fragola che mangiamo oggi non esisteva fino al 700. L'arancia è l'incrocio tra il mandarino e il pomelo. Il pomodoro era addirittura velenoso. Oggi queste tecniche fanno un passo in più. Possiamo scegliere esattamente i geni da aggiungere ad una pianta, anche se appartengono ad altre specie. Sono i famosi OGM. Per alcuni aiuteranno a sfamare una popolazione in crescita e a proteggere l'ambiente. Per altri sono un passo più lungo della gamba, di cui non conosciamo tutti i rischi. Quanto siamo disposti ad allontanarci dalla natura per produrre cibo?